Allora, Nicolò Pasta, video a caldo dopo la presentazione di Gianluigi Buffon allo Stadio Tardini. Prima di tutto ti chiedo, visto che tu sei potuto andare direttamente a fargli delle domande, non so nulla, non l'ho ancora vista, non so niente. Dimmi come ti è sembrato. No, è sembrato sicuramente convintissimo. La scelta è stata sua, è stata voluta. Lo ha spiegato più volte, l'ho spiegato anche stasera nell'evento che ha fatto qui al Tardini. È anche un pochino emozionato, devo dire che si sentiva che era emozionato. Una cosa che mi è piaciuta particolarmente, ha detto: io ho scelto Parma anche perché i miei figli non conoscono la mia storia al Parma. E come eredità da genitore, da padre, io devo lasciare qualcosa di Parma, perché Parma mi ha dato tantissimo, ai miei figli. Questa cosa mi è piaciuta particolarmente, anche perché la domanda gliel'avevo fatta io, quindi... Ancora di più. Ma che poi la cosa bella è che l'ha ribadito anche durante davanti al pubblico, no? Durante questo evento, il fatto stesso di dire: negli anni 90, quando giocavo io, Parma era la seconda casa di tutti i giocatori che venivano a Parma, quindi... E io te lo dico, io mi sono alzato in piedi, l'unico probabilmente, ma sono cose che io adoro, quando ha detto: dopo Juve, Milan e Inter, chi ha vinto di più in Europa è il Parma. Quindi non esiste al mondo che ci siano dei calciatori che vogliano andare via da Parma perché no, in Serie B cosa vengo a fare al Parma, magari mi faccio un anno di Serie A come secondo da qualche parte o come riserva da qualche parte. No, assolutamente, l'aveva spiegato anche in conferenza questa cosa qui, raccontando l'aneddoto della conferenza di presentazione di Maresca, perché Maresca aveva detto questa roba qui, ovvero dobbiamo convincere, i giocatori devono essere convinti, no, Parma non deve convincere nessuno, il Parma è il Parma. E anzi, al Parma ci sono i giocatori che dovrebbero chiedere di giocare nel Parma, perché il Parma è il Parma, ragazzi. Il Parma è una grande squadra. Il Parma è il Parma. E io mi sono alzato e ho detto: sì, sì, così ti godo, sì. Che poi, infatti, effettivamente adesso con un Buffon in squadra già qualcuno potrebbe dire: ma aspetta, ma io un annetto a Parma ancora me lo faccio e come, no? Anche se in Serie B, perché ti fa quel nome altisonante e importante. Hai visto la nuova maglia? Questa nuova maglia mi piace molto, secondo me hanno fatto benissimo a giocare con questa marcord della maglia di Buffon nelle gare. Sai questa, che io adoro queste cose. Questa quindi... storia lunga 96 anni, 95. Da quando ha debuttato contro esatto, il Milan. Esatto, e bello, mi è piaciuto molto, ma mi è piaciuto anche tutto l'evento. Finalmente, lo dico, è ritornato al pubblico, e è una cosa a cui tengo particolarmente, perché nell'ultimo anno e mezzo... io ho avuto il privilegio di stare qui al Tardini, di guardare le partite. Io no. E quindi ma è stato bello tornare. Era un altro sport, e vedere, anche se 1000 persone, che sono pochissime, era veramente un altro mondo, il calore del pubblico. Diciamo che però per lo spettacolo che hai visto stavo meglio io a casa, eh? Bisogna anche dire questa cosa. Però ti dico una cosa per concludere, per questo video al volo. Kraus ha capito, ora ha capito come si fanno acquisti nel mondo del calcio. Questo sì, è il classico acquisto all'americana, no? Prendi il grosso nome, fai venire 1000 persone al pubblico. Lo ha capito, diciamo che non poteva presentarsi meglio, perché ha riportato a Parma Gianluigi Buffon, mica niente. Quindi, ragazzi, veramente... abbiamo iniziato alla grande, c'è già anche un altro acquisto, perché è arrivato anche Stanko Juric, un centrocampista che sono stati bravi, ieri a Ribalta gliel'ho detto che sono stati bravi, ci hanno fregato sul tempo. È vero, perché tu hai l'esclusiva della... Giusto, con, magari qualcuno di loro non lo sa ancora, ma andate a seguire stato in, su Parma in Live. A Via Ribalta, e oggi, domani e dopodomani, dobbiamo dire anche le date perché la gente che lo guarda, dillo, certo, non è la minima idea. Oggi è il 22, 23, 24 uscirà l'intervista integrale esclusiva mia. Attenzione. E attenzione, perché ci sarà, non si sa quando, non lo spoiler. Ci sarà una sorpresa, anche riferita a questa intervista, non si può dire di più. Va benissimo, ragazzi. Allora, ci sentiamo lunedì. Si spera lunedì, perché Parma Game Pass è saltato per via di troppi appuntamenti. Lunedì prossimo, nuovo appuntamento Parma Game Pass. E abbiamo Buffon, Nick. Abbiamo Buffon e ce lo godiamo. Buffon ce l'abbiamo noi. Ciao, ragazzi.